Mandate un messaggio ad Akan. Mandate un messaggio ad Akan. Akan, guarda che ti hai cambiato squadra. Il bello è che più parli tu, più parla e piange il tuo allenatore, più parla e piangono i tuoi tifosi e più perdi. Più dite che il Milan fa cacare, che il Milan è poca roba, che il Milan è in confronto all'Inter è la Massese, e più perdete. Cosa dobbiamo fare? Quanto dobbiamo vincere? Cosa dobbiamo vincere per farvi capire che forse, forse, questa grande squadra non la siete, perché oggi mi avete fatto sudare l'anima. Ma se questa partita ne avete presi 10, non rubava niente a nessuno. Io penso che questo sia il derby forse il più sofferto rispetto a quello dell'anno scorso, dove però c'è anche oggi da tirare le orecchie a qualcuno. Accantoniamo l'argomento Inter, concentriamoci su quello che siamo stati. Come sempre, come contro l'Atalanta, abbiamo avuto un inizio dove si può dire che siamo partiti bene, il tiro al giro di Leao, e l'occasione dove De Ketelaere non ha tirato, non si sa perché, il quasi autogol di Bastoni hanno fatto presagire bene. E poi cosa è successo? Che come contro l'Atalanta tu fai un inizio che è buono, hanno una mezza occasione, la salvi, alla seconda occasione ti puniscono. Il secondo gol, il primo gol che si è preso, ragazzi, che sia l'Inter, che sia l'Udinese, che sia... che cazzo volete voi, quelle disattenzioni difensive non dovete averle. E il bello è che non devo essere io a dirvelo, ma deve pensarci allenatore. Come puoi, in una fase di gestione di palla dell'avversario, perché l'Inter stava gestendo palla, basta. Stava gestendo palla, Tomori e Kalulu, non c'è neanche uno dei due, tutti e due vanno a centrocampo a pressare. Questa cosa non ha una mezza logica, non ha una mezza logica. Poi mandi in porta Brozovic, cioè non è che tu hai mandato in porta, diciamo, loro Bellanova, ecco. Non è chiamato in porta Bellanova, hai mandato in porta Brozovic, che nonostante sia un mediano, la porta, se guardi le statistiche, la coglie qualche volta, quindi ha fatto gol. 1-1, bisogna ringraziare il karma, perché il karma di chi parla, di chi sputtana, di chi rompe il cazzo, punisce. Di chi va a fare così? Ecco, adesso, adesso che la partita è finita adesso, no? Invece che andare dalla curva dell'Inter a fare... vai dalla curva del Milan e fagli così. Vacci adesso però, eh? Non è la prossima derby. Vacci adesso a fare così alla curva del Milan. Vacci adesso. Ti stiamo aspettando, abbraccio aperto. Ti si stringe anche la mano se vuoi, eh? Poi, altro capitolo, andiamo avanti. Prima della fine del primo tempo ho pregato tutti i santi in ginocchio che ci portassimo su 2-1, cosa che ci strameritavamo e che forse a rigiocare quella porzione di partita magari sarebbe anche successa. Vantaggio che bene o male è arrivato poco dopo l'inizio del secondo tempo, per poi trovare addirittura il 3-1 con gol di Leao. Lì fanno i cambi. Io da prima della partita che dico, guardate che se manca Lukaku non è risolto il problema. A parte che tra il fatto che manchi Lukaku e il fatto che manchi Lautaro, io preferirei 100 volte che manchi Lautaro. Primo. Secondo, Dzeko, quando entra dalla panchina, è sempre Edin Dzeko. No, ma che dici? Ma è finito? Ma è una mummia? Ma è scazzo? Anche i tifosi dell'Inter a dirlo, ma è, eh? Prima palla toccata da Dzeko, gol. Subito. Così ci ha fatto passare 23 minuti di sauna. 23 minuti di sauna per gol di Dzeko. Gol un po' culo perché comunque ha anticipato bene Tomori. Palla che va sul palo e poi va in porta. Il culo a volte non può sempre baciare la stessa parte, la stessa chiappa. Quindi a volte bacia anche altre chiappe. Partita poi gestita bene. Maignan ha fatto 2-3 miracoli dei soliti. Ci mettavamo forse anche il quarto gol. Abbiamo sprecato diverse occasioni, soprattutto una con Origi che, ragazzi,
Io ho detto, cioè, sei arrivato adesso, hai giocato 20 minuti in 5 partite e mi stai già sul cazzo. Perché arrivi lì, c'è la difesa schierata dell'Inter, tutti e tre accorpati, c'è Leao libero, tu non tiri. Tu non tiri. Oltre al fatto che non ha colto neanche la porta. Tu non tiri perché uno, c'è il compagno libero, due, ogni palla che l'Inter tocca può trasformarsi in veleno. Tu tiri e gli regali palesemente la palla. Concludiamo il video con il famoso detto: chi vince ha ragione, chi vince deve godere e basta, si gode tranquillamente. Io faccio analisi un po' tattica della partita, perché quella va fatta. Bisogna analizzare sempre i pro e i contro, perché non si può sempre dire che le cose sono rose e fiori. Anche perché io vi ricordo che poi c'è, credo, Napoli-Juve attaccate come partite. E se facciamo 6 punti, non succede che facciamo 6 punti, ma se succede, stappate lo champagne perché non lo rivedete mai. Però intanto con l'Inter hai gli scontri netti a favore. Per un po' sei a posto. Martedì, esordio in Champions contro il Salisburgo alle 18.45. Noi non mancheremo mai, ovviamente, perché saremo sempre qui su YouTube, su Twitch, tutto quanto che torna alla Champions League. E ragazzi, per quanto riguarda la partita di oggi, ripeto, quando si vince non c'è tanto da dire, se non perculare gli interisti che sempre lì, sempre arrivano il giorno prima, parlano. Cioè, potrebbero fare un giornale nazionale targato Inter e noi siamo di qui, e noi vinciamo quello, e quello del Milan è una merda, quello fa cagare, quello è più scarso di quello, e quello è più scarso di quell'altro. Poi arrivano in campo e i risultati, come quello di febbraio, c'è quello di oggi. Dari è tutto, sempre Forza Milan, i campioni dell'Italia siamo noi. Ci vediamo domani con la live action, domani, come dico sempre, domani, barra lunedì, perché devo montarla tutta. Bacionissimo, Dari è tutto, statemi bene, like, click, come dice qualcuno, iscrizione, campanella, anche Instagram. Se volete interagire con me, Instagram è il mezzo migliore per farlo. E grazie a tutti, sempre Forza Milan, ci vediamo con la live reaction. Mi raccomando, interisti, che tanto, anche quando vinciamo i derby, ci passate qua sotto, parlate, che noi si fa come fa un vostro giocatore.